partita, la prima media maschile, prima media maschile in questo momento. Domani sarà teatro della storica 90esima edizione della 5 Mulini. Adesso ci faremo aiutare nelle premiazioni da qualche altro protagonista della gara di domani. Bravi ragazzi, avete rallentato, dovete tenere un po' di energie perché siamo poco più della metà della nostra gara. Adesso si scende all'interno del ballo. Eccoli qui che scendono i ragazzi e accorrono un pezzettino della Green Way e tra poco attraverseranno via la manovra e saliranno sugli argini del fiume Olona per partire l'Unione Aviglia che domani sarà il tronico teatro della 90esima edizione della 5 Mulini e poi di tornare qui nella zona dell'arrivo per lo sprint finale. Bravi ragazzi, attenzione che adesso c'è la salita più lunga per voi, salita più lunga sull'argine del fiume Olona. Anche il cammino. Eccoli che i primi ragazzi affrontano la salita, la vita spalla grande anche per gli atleti della gara internazionale. Eccoli là che si arrampicano sull'argine dell'Olona e adesso in mezzo alla boscaglia stanno per raggiungere la trona del mulino. I ragazzi chiaramente oggi non entreranno nel mulino, ma gireranno immediatamente a sinistra e ritorneranno qui nella zona dell'arrivo. Mi permetto di ringraziare ancora anche i genitori, i professori, i dirigenti delle scuole secondarie di primo grado che nonostante le difficoltà evidenti di questo periodo hanno portato un buon numero di ragazzi a partecipare alle gare oggi qui della 26esima edizione delle studentesche all'interno del programma della 90esima edizione della 5 Mulini. Ma ecco i ragazzi che arrivano, ecco i ragazzi che arrivano, ci sarà sicuramente uno sprint, sicuramente uno sprint, 100 metri all'arrivo, 100 metri all'arrivo, discesa e poi rettilineo, rettilineo d'arrivo, eccoli qua, linea, adesso è il momento, tutto quello che avete fuori in questo momento, 50 metri, 25 metri, eccolo qua con il 183, dopo andremo a sapere il suo nome e sprint anche per il terzo posto. Bravissimo, bravissimi questi ragazzi, recuperiamo i primi tre che vanno alle premiazioni, eccezionali, lo sforzo, la voglia che hanno avuto di correre qui oggi a San Vittorio Olona è veramente lodevole. Tutti quelli che non sono i primi tre arrivati gentilmente scorrere verso l'uscita, non ci fermiamo qui. Bravi ragazzi, un bel applauso a tutti quelli che stanno arrivando in questo momento, molto bravi, molto bravi. Bravissimo, respira tranquillo. Chiaramente la fatica si fa sentire, qualcuno è un po' più provato di qualcun altro, ma veramente tutti meritano un eccezionale applauso questi ragazzini, eccezionale l'applauso per questi ragazzini che sono venuti a cimentarsi oggi qui sui campi di San Vittorio Olona. I primi tre rimangono qui per le premiazioni, gli altri
pian pianino se vogliono iniziare ad avvicinarsi verso l'uscita. Intanto che passate, questi signori qua sono quelli che correranno domani la 90esima edizione della 5 Mulini, eh? Guardateli qua, che sono venuti loro a guardare voi oggi, eh? Per cui noi vi aspettiamo domani a guardare loro. Vai, proviamo ad alzarci che ci mettiamo al sole, così non prendiamo un po' meno freddo. Lo facciamo, Riccardo? Vai, andiamo. Damas, mi Damas, mi porti la metallina? Come i doppiati non saranno, allora aspettiamo la ufficializzazione della classifica e poi passeremo alle premiazioni. Ricordo che invece la prossima gara in programma sono le seconde medie femminili. Seconde medie femminili. Allora, per le premiazioni ci aiuteranno due numeri uno. Il numero uno di San Vito Verona, cioè il sindaco, la signora Rossi, e il numero uno che avrà il pettorale numero uno domani nella 90esima edizione della 5 Mulini, che è Nipres Melazzo, che è il vincitore della 5 Mulini dell'anno scorso. Eccolo lì che sale, lui sta già salendo assieme al sindaco. Due numeri uno ci aiutano per le premiazioni. Un attimo solo che recuperiamo i ragazzi. Dovremmo avere i tendi. Perfetto, benissimo. Sì, bravo. Più che una volta. Eccoci qua, siamo pronti per le premiazioni. Allora, terzo classificato in rappresentanza delle scuole di San Vittorio Verona, abbiamo Andrea Coruzzi. Giusto, allora, giusto, bisogna fare una precisazione, le scuole, l'istituto comprensivo Carducci di San Vito Verona, ma lui è di San Giorgio, quindi lo precisiamo, perché noi con i nostri cugini di San Giorgio non vogliamo avere problemi, eh? Per cui precisiamo che Andrea Coruzzi è di San Giorgio, giusto Andrea? Sì, perfetto, confermato. Poi abbiamo, secondo per le Bombesin della Riva, abbiamo Alessandro Ferrario. Bravo Alessandro, eccolo qui, ed è il nostro sindaco che va a mettere la medaglia. Perfetto, bravo Alessandro. E invece vincitore per questa gara di prima media maschile, per le Dante Alighieri di Cervo, abbiamo Gioele Migali. Bravo Gioele, sali sul podio Gioele. Ops. Così. Perfetto, bravo Gioele. Allora mettiamo Nipres da una parte e il sindaco dall'altra, così almeno possiamo fare una bella foto. Attenzione a scivolare, che lì è un po' scivoloso. Nipres, you can stay there, thank you. Ok, perfect. Ok, eccoli qua, guardate quanto è bello questo podio. Bravissimi, grazie. Thanks to the breath, thank you so much. E adesso allora, terza gara del programma delle scuole medie, gara riservata alle ragazze di seconda media. Direi che siamo pronti.